Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Eccellenze Italiane. In questa puntata dedicata alla medicina parleremo di psico-oncologia e per farlo ho il piacere di essere ancora una volta in collegamento da Roma con la dottoressa Paola Arangio. Buonasera dottoressa e bentrovata. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a lei, dottoressa. Quindi, che cos'è la psico-oncologia e a chi si rivolge? La psico-oncologia è quella branca della psicologia che si occupa degli aspetti psicologici della malattia oncologica e si rivolge a quelle persone il cui disagio non è dovuto a un disturbo psichico, ma al trauma della malattia, quindi della diagnosi, delle cure e della prognosi. Dottoressa, in questo caso che cosa si intende per trauma? Qualsiasi evento può avere una valenza traumatica se lo si vive come una minaccia, se lo si affronta con un senso di impotenza, di vulnerabilità. La minaccia può riguardare l'integrità fisica dell'individuo, oppure può essere una minaccia di morte, o può anche mettere in discussione le certezze dell'individuo, cioè quegli elementi da cui dipende la sicurezza psicologica dell'individuo. Quindi questa definizione si adatta perfettamente alle malattie gravi, in particolare al cancro, che è una minaccia che viene dall'interno del nostro corpo e quindi viene vissuta come un tradimento del corpo ed è una minaccia potenzialmente letale. Perché si rende necessario l'intervento di uno psicologo? Perché il cancro è un evento traumatico che investe tutte le dimensioni della persona, e non solo quella fisica, ma anche quella psicologica, quella spirituale, quella relazionale. Il cancro è una parola che evoca emozioni angoscianti nell'immaginario collettivo e evoca scenari catastrofici. Una serie di domande affollano la mente del paziente, come perché è truccato proprio a me, cosa mi succederà, ce la farò, riuscirò a tornare come prima. Domande a cui è difficile dare una risposta e una serie di emozioni affollano la mente del paziente: paura, rabbia, ansia, senso di ingiustizia, senso di impotenza. E per questo spesso si rende necessario il supporto di uno psicologo. Dottoressa Arangio, è sempre necessario l'intervento di uno psicologo? Beh, diciamo che anche chi nella vita è abituato ad affrontare autonomamente le difficoltà, in questo caso particolare, può sentire il bisogno di un supporto, di uno psicologo, proprio per contenere l'enorme carico, di sofferenza, i cambiamenti, fisici e le difficoltà relazionali che si possono presentare durante il corso, della malattia. Uno psicologo, potrà, aiutare il paziente a gestire, il carico emotivo, e anche ad attivare delle risorse interne e familiari per poter affrontare al meglio il percorso e anche per migliorare la qualità della vita. In questo momento si fa molta attenzione alla questione della qualità della vita, in quanto grazie alle nuove cure si tende a far diventare il cancro, quando non è possibile una completa guarigione, si tende comunque a farlo diventare una malattia cronica, cioè una malattia con cui il paziente deve convivere per il resto comunque della sua vita, che magari può essere anche, ci si augura, lunga, e quindi l'aiuto di uno psicologo potrà aiutare il paziente a gestire al meglio la convivenza forzata con la malattia, in modo che la vita possa essere comunque una vita degna di essere vissuta. Ci sono, dottoressa, degli studi che sostengono l'utilità di un percorso psicologico? Sì, ce ne sono. Per esempio, ce n'è uno del 2016 di Williams ed altri, in cui viene misurato proprio l'impatto psicologico della malattia oncologica. È uno studio longitudinale in cui vengono misurate e valutate quattro variabili: la qualità della vita, le difficoltà quotidiane, l'ansia e la depressione. E vengono misurate 2 anni prima della diagnosi, dopo 2 anni dalla diagnosi e a 4 anni dalla diagnosi, quindi una fase pre-malattia al momento della diagnosi e anche durante il successivo periodo del follow-up. Il punteggio ovviamente peggiora al momento comunque della diagnosi, questo è immaginabile, cioè quindi peggiora
la percezione della qualità della vita, aumentano le difficoltà quotidiane, aumenta l'ansia e la depressione, ovviamente nella maggior parte dei casi. Il punto cardine però dello studio è proprio il fatto che anche a distanza di 4 anni dalla diagnosi della malattia, e quindi durante il periodo del follow-up, i punteggi non tornano mai al livello pre-diagnosi. Questo significa che l'impatto psicofisico della malattia continua a far star male il paziente anche a distanza di tanti anni. Ed è per questo che è quindi necessario il sostegno di uno psicologo, non solo durante le cure, al momento della diagnosi, durante le cure, ma per molti anche successivamente. Quali sono i diversi modi di reagire dei pazienti? La reazione del paziente dipende dall'interazione di diversi fattori, come la personalità del paziente, e l'età, e le esperienze passate, e le relazioni presenti e passate, il contesto familiare e sociale più o meno supportivo, e la gravità del tumore, il tipo di tumore stesso, anche questo ovviamente è fondamentale. In uno studio del 2011, Patton ed altri hanno analizzato come l'atteggiamento, lo stile di coping, cioè il modo in cui un individuo affronta le situazioni avverse, possono influire o meno sul decorso della malattia, sulla qualità di vita del paziente al momento della diagnosi, poi durante le cure e anche dopo, e anche alla confidence, ai trattamenti e medici. E quello che si è evidenziato è che ci sono degli atteggiamenti più o meno adattivi che influiscono sul decorso della malattia e sulla qualità della vita durante le cure e anche successivamente. E i vari stili di coping, i vari atteggiamenti che sono stati evidenziati tra i pazienti oncologici sono fondamentalmente 4. Il primo è quello del paziente che si sente senza speranza e impotente di fronte alla malattia. Sono associati a questo stile di coping ad altissimi livelli di ansia e di depressione. E il paziente è convinto di non poter fare niente, di essere in balia degli eventi e di non poter agire in nessun modo per migliorare comunque la situazione, per migliorare il decorso della malattia. C'è poi l'opposto, il paziente invece combattivo, quel paziente che pensa di poter fare la differenza e che quindi lotta fino in fondo per poter cambiare la sua situazione, attiva delle strategie cognitive e comportamentali proprio per poter fare di tutto per guarire, in quanto pensa di essere lui comunque un attore fondamentale del processo di guarigione. Poi c'è il fatalista. Il fatalista è quell'individuo che comunque affronta la malattia pensando che comunque non può fare niente per cambiare il corso degli eventi, ma per questo non è disperato, non ha alti livelli di ansia o di depressione, perché accetta comunque il suo destino e sa che nel bene o nel male le cose andranno come devono andare. E poi c'è il paziente invece che attiva un meccanismo di difesa che è quello della negazione, in quanto in fase di diagnosi o anche successivamente nega la gravità della situazione, quando addirittura non nega la malattia in sé, nonostante magari il medico abbia spiegato in maniera più che chiara qual è la situazione. E pensa che non sia poi così grave, che il suo caso sia comunque particolare e quindi ha per questo bassi livelli di ansia e depressione, perché è come se negasse il pericolo e la minaccia della malattia. E tra i vari meccanismi di difesa e di coping che il paziente attiva, quello della negazione è quello più frequente, soprattutto in fase di diagnosi. E questo atteggiamento può essere positivo in un certo momento, in quanto alla diagnosi può far sì che il paziente non venga preso comunque dal panico, che non si disperi e che rimanga comunque un po' distaccato, e questo è positivo comunque. Può diventare però un comportamento
non adattivo e comunque negativo, e nel momento in cui questo fa sì che il paziente non abbia confidenza alle cure, cioè nel senso sottovaluti comunque quello che gli sta accadendo e quindi magari non segua ciò che gli dice il medico come invece dovrebbe. E anche nel momento del follow up può essere pericoloso, in quanto un paziente che comunque nega la gravità della situazione può sottovalutare magari dei sintomi che invece andrebbero segnalati al medico perché sono comunque importanti. Gli interventi dello psico-oncologo, dottoressa, sono diretti solo al paziente oncologico? No, gli interventi dello psico-oncologo non sono diretti solo al paziente oncologico, ma anche ai suoi familiari. Quando una persona si ammala, tutta la famiglia viene coinvolta e travolta dalla malattia. Gli equilibri familiari si alterano, ognuno reagisce a suo modo, c'è chi è molto supportivo e chi invece si fa prendere dal panico, e gli equilibri familiari cambiano, soprattutto quando ad ammalarsi è magari un membro della famiglia che aveva comunque un ruolo dominante, un ruolo di sostegno e di supporto degli altri membri della famiglia, si trova ad essere lui o lei ad avere bisogno comunque d'aiuto, e spesso gli altri membri della famiglia non sono pronti a questo, non sanno come fare, si scoraggiano facilmente, non sanno neanche come rapportarsi spesso al paziente e non sanno cosa possono dire, cosa possono non dire, soprattutto ora, nel momento in cui si tende a dire la verità al paziente, e è quindi difficile comunque contenere la sofferenza del familiare e riuscire a gestire anche la propria in maniera comunque equilibrata. Quindi in questo caso lo psicologo può aiutare i familiari del paziente non solo a gestire proprio il rapporto con il paziente per poterlo sostenere ed aiutare al meglio, ma anche per gestire la sofferenza di familiari che si trovano improvvisamente in prima linea in questa battaglia che non è soltanto del paziente ma è di tutta la famiglia. Dottoressa Arangio, per concludere, in quale momento è più utile rivolgersi ad uno psico-oncologo? Beh, diciamo che non c'è un momento preciso per rivolgersi ad uno psico-oncologo. Ogni momento è buono quando si sente il bisogno di un sostegno psicologico. Può essere il momento della diagnosi, quando ci si sente proprio sgretolare il mondo sotto i piedi, durante le cure, quando si deve affrontare comunque la sofferenza e l'incertezza di un percorso terapeutico, o anche dopo, nella fase del follow up, quando è comunque difficile tornare alla vita normale, sentirsi di nuovo sani e perdere quella identificazione con il ruolo di malato che si è avuto magari per molto tempo, riuscire a non essere più preoccupati per il futuro, a non sentirsi insicuri, non sentirsi fragili di fronte alle possibili minacce, a un possibile ritorno di malattia. Io mi ricordo di una paziente che, nonostante fosse comunque guarita da vari anni, non riusciva a tornare alla vita normale, in quanto si sentiva, mi diceva, come di cristallo, cioè come se una qualsiasi cosa potesse comunque frantumarla in mille pezzi. Ed è quindi in questo momento, cioè proprio nel momento del follow up, quando la fase, diciamo, più di sofferenza, più di paura è passata, cioè il periodo comunque della diagnosi e delle cure, in questo periodo in cui bisognerebbe tirare un respiro di sollievo, è proprio lì che molte persone hanno bisogno di un sostegno psicologico, proprio per poter riuscire a riprendere la propria vita nel miglior modo possibile, anche un po' comunque cambiati dal percorso che si è fatti, con diverse priorità, perché c'è anche comunque un nuovo modo di affrontare la vita dopo un percorso così difficile e pieno di sofferenza. Dottoressa Arangio, io la ringrazio moltissimo per essere stata qui e la voglio ringraziare a nome di tutti per il sostegno che lei dà ai malati oncologici e alle loro famiglie. Grazie. Grazie a voi, buona serata.
E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Io vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.